Bentornati sul canale Non Apete Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua per fare l'aggiornamento della collezione di film horror, la mia collezione di film horror, con un po' di film che mi sono arrivati in questi giorni dalle case di distribuzione e un po' di film che ho trovato per mercatini a dei prezzi pazzeschi, ragazzi, pazzeschi. Poi vediamo tutto con calma. Iniziamo con le cose che mi hanno inviato e poi vedremo quelle che mi sono comprato. Partiamo con CG Entertainment, con una splendida variant edition di Benvenuti a Zombieland, che è un film del 2009, mi sembra. Veramente già diventato un cult, un horror comedy stra simpatica, un film riuscito proprio, con un grandissimo Woody Harrelson, vabbè, una Emma Stone che, insomma, al suo perché. Insomma, i personaggi sono tutti studiati molto bene e il film è divertente. Questa variant è veramente uno spettacolo, a cominciare dai colori, che secondo me sono qualcosa di strepitoso. La cover è illustrata da Jacopo Starace, illustratore italiano, molto bravo, direi, perché è fighissima questa variant. Dentro c'è invece la classica copertina che conosciamo e questo è l'interno. Questo è un Ultra HD più Blu-ray. Io amo queste edizioni perché so che prima o poi avrò un lettore Ultra HD e quindi figo avere sia il Blu-ray che l'Ultra HD. Veramente una bellissima variant edition. Sono contento che CG ha sempre fatto delle edizioni speciali limitate molto fighe. Qua sta alzando ancora il livello perché secondo me con lo slipcase in cartone è più figo, è tutto più figo, e soprattutto mi è piaciuta tantissimo questa collaborazione con un illustratore italiano. Andate avanti così, spaccate veramente di brutto. Bello, un sacco di contenuti speciali come potete vedere qua, veramente zeppo. È una limited edition 368 di 500. Sono veramente contento di averla, grazie. Guarda caso, mi sono arrivati tre film da Universal Pictures. Uno di questi è Zombieland doppio colpo, Double Tap, che è il seguito di Benvenuti a Zombieland, girato 10 anni dopo il primo. È un'edizione molto semplice, non è una limited, non è una variant, non è niente, però in compenso devo ammettere che è ricca di contenuti speciali per essere così light, quindi non male veramente come uscita. Ho visto tutti i contenuti speciali, sono abbondanti. Il film non è come il primo, ma devo dire che sono riusciti a mantenere lo spirito, insomma, il team è lo stesso, ci sono personaggi nuovi e c'è sempre il grandissimo Bill Murray. C'è una cosa carina con Bill Murray verso la fine del film, veramente figo, ci sta, diverte, un paio di battute sono veramente spassose. Bello. Andiamo avanti, sempre tra le uscite della Universal Pictures ci sono queste edizioni con la cover d'oro, non vero oro, dorata, e io le apprezzo tantissimo. Ora ve ne farò vedere due, mi piacciono un sacco. Sono Il mistero di Sleepy Hollow, bellissimo film di Tim Burton con Johnny Depp e Christina Ricci. La collana si chiama Passione Cinema Storie da Collezione. Questo è veramente un gran film, non vedo l'ora di rivederlo in Blu-ray perché credo di averlo visto tipo al cinema, quindi fate un po' voi. Vincitore del premio Oscar miglior scenografia, ovviamente, candidato miglior fotografia e migliori costumi. Dentro c'è anche qualche contenuto speciale, bellissimo. Ultimo film che mi ha inviato la Universal è un altro capolavoro, un film che io amo tantissimo, sempre per la collana Passione Cinema Storie da Collezione, dorato, Omicidio a luci rosse, Brian De Palma. Ma questo non è un horror, ma è un thriller. Io alcuni thriller comunque li concedo e lascio passare nella mia collezione di film horror e li metto lì insieme a tutti gli altri film, perché secondo me non bisogna fare troppo gli schizzinosi. È veramente un film meraviglioso. Da bambino, da ragazzino l'ho visto miliardi di volte, ma veramente miliardi di volte, perché sono quei film che quando li passavano in TV dicevi: ah, poi finalmente c'è qualcosa, l'ho già visto, però è talmente figo che me lo riguardo. Vi faccio vedere il retro. Dentro ovviamente la cosa è molto easy. Vi faccio vedere anche l'altro per vedere se sono... no, sono diverse. Questa è azzurra. Adesso qua è meglio se non le metto lì, perché sennò c'è la solita gag dove mi cadono tutti i film. Passiamo a un'altra casa
Midnight Factory mi ha inviato Darlin. Darlin, visto che il mese scorso mi ha inviato due film che, insomma, di registi pseudo sconosciuti, che sono Muori Papà Muori e Bliss, e mi sono piaciuti entrambi tantissimo, ci tengo a fare i complimenti a Midnight perché sta spaccando veramente tanto nel tirar fuori con coraggio registi sconosciuti. Cioè, questi si guadagnano il rispetto solo col lavoro che hanno fatto, quindi non è che usano un nome, insomma, sapete, quelle diciture che ci sono spesso nei film, tipo dai produttori di, oppure dal regista di, eccetera eccetera. No, questi sono giovani registi, i film sono degli azzardi, insomma, sono delle scommesse, e Midnight li porta, e sono questi, gli ultimi due che ho visto erano veramente molto fighi. Quindi spero veramente tanto che anche questo Darlin sia fighissimo. Tra l'altro, una curiosità di questo film è che, allora, Darlin è un sequel di un film che si chiama The Woman. Ecco, la regista di Darlin, che si chiama Pollyanna McIntosh, era la protagonista del film precedente. Quindi è una curiosità. Mi sembra che sia la prima volta che la sento in cui un protagonista di un film diventa il regista di un sequel. Ma forse non è la prima volta. Se voi vi ricordate qualche altro caso, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Insomma, scatola chiusa, me lo guarderò con molta fiducia. Passiamo ai film che ho comprato al mercatino. E passiamo da quello messo peggio. Questo è un film di Robert Voskanian. Si chiama La casa degli zombie. Ed è in queste edizioni cult horror che io amo, che sono della Quinto Piano. A me piace tanto, non lo so, perché mi dà quel sapore di retro. Forse anche perché me le ricordo in qualche maniera. Adesso la apro perché c'è un problema in questa edizione, che è rotto il case, però c'è su ancora la carta, si vede che qualcuno l'ha schiacciato. Adesso vi faccio vedere. Comunque l'ho pagato un euro. Apriamolo, sembra in realtà nuova, è nuova, ma qualcuno ha pensato bene di scassare, non so se si riesce a vedere, di scassare questa parte qua. C'è anche qualche pezzettino che è caduto. Ma noi cosa faremo? Beh, ora vi dico se il CD è nuovo. Mi hanno preso per il, secondo me è nuovo, è intonso. Siccome ho comprato delle custodie lisce, toglierò la carta, la metterò in una nuova nera uguale identica a questa, per un euro più la spesa della custodia, che è poco. Insomma, ho l'edizione completamente nuova. Ecco, volendo potrei anche col phon staccare questo e attaccarlo sull'altro case. Beh, sì, magari lo faccio. Facciamo questa stupidaggine. Il film non l'ho visto, però sì, il titolo originale è The Child. Parla, insomma, di una casa dove ci sono gli zombie, una bambina che in qualche modo parla con questi zombie. Per sapere qualcosa di questo film, ho deciso di guardare una recensione di Alessio di Ore di Orrore, che è un amico. Il suo canale è, secondo me, il più vecchio canale di YouTube italiano che parla di horror. Ha su tantissime recensioni. Lui è un molto bravo, molto competente e molto umile. Veramente un vero appassionato di horror, sincero e puro. Tra l'altro, ci tengo a segnalarvi che il suo canale sta facendo uscire una serie docufiction sulle leggende italiane legate al mondo degli spiriti, insomma, tutte queste cose qua, fatta veramente veramente molto bene. Io non sono un amante del mondo del soprannaturale, ma devo dire che ho visto la prima puntata, il tema è trattato veramente con grande serietà, senza allusioni o prese in giro di nessun genere. Veramente fatta molto bene, ve la consiglio, andatela a vedere sul suo canale. Niente, questo lo vedrò prossimamente. Poi passiamo a questi. Questo l'ho pagato 2,50 euro. Sto parlando di Anaconda DVD. Non potrei urlare, Anaconda ti mozzerà il fiato. Grazie Anaconda, sempre molto gentile. Sai, quelle cose, sapete, quelle cose che scoprite solo dopo anni e anni in cui siete sulla terra e dite: no, ma veramente si faceva così? È come lo schiocco di dita. Sapete che il rumore è provocato non dalle dita che si sfregano, ma dal medio che batte su... Provate a sentire. Comunque, penso che esista anche un metodo per aprire i DVD in modo super semplice. Anaconda, film con Jennifer Lopez, Ice Cube, John Voight, Eric Stoltz pure, cazzo, Eric Stoltz, grande. Film di Luis Losa, che è un regista, possiamo dirlo, cane,
No, poverino. È un regista che, cioè, prima di fare Anaconda ha fatto le telenovelas, insomma. E infatti Anaconda è un filmaccio, diciamolo. Però che cos'ha di figo? Secondo me, che paura mi fa. È figo perché... vediamo se è veramente nuovo. Ma sì, è nuovo, ragazzi. Cioè, nuovo di pacca. L'ho pagato 2,50 euro. Quindi state attenti ai mercatini. Di bello, di buono, di figo ha che, a parte Jennifer Lopez, che è stata un sogno erotico della mia vita per almeno 25 anni, ha che secondo me è veramente figo fare un film su un'anaconda gigante, però visto oggi gli effetti fanno schifo. All'epoca erano molto apprezzati e probabilmente era giusto che fosse così. Ci sono degli effetti che ancora oggi durano e funzionano. Per esempio, Profondo Rosso, lo guardi oggi e ancora funziona, perché tutta, non c'è niente di digitale. Quindi, non lo so, ci sono degli effetti speciali che durano in eterno e altri magari fatti in digitale, in 3D, che diventano brutti da vedere oggigiorno, insomma, un po' ridicoli. Però comunque il film è un cult, secondo me, nonostante la sua trashaggine è un grande cult, quindi da avere assolutamente. Passiamo a un altro film con animali che insomma, pericolosi. Questo è veramente Kung Sha. Lei è veramente Kung Sha, con Blake Lively, Paradise Beach, dentro l'incubo. Questo ho pagato 1 euro, e però è un po', effettivamente un po'... Ecco, guardate qua, è un po' sgrattato, è tutta rovinata qua, è sporco qua. Però, sapete cosa ho deciso che farò? Allora, troverò un case magari trasparente, perché questa ha anche la stampa dentro. Troverò un case trasparente dove magari non c'è niente di speciale. Gli metterò un case nero di quelli che ho preso separatamente e farò un change, quindi anche questo verrà restaurato. E Paradise Beach, insomma, c'è lo squalo, c'è la tipa veramente stragnocca che fa la surfista. Ho fatto una recensione sul canale YouTube, vi metto il link qua sotto se volete andarla a vedere, veramente di tanto tempo fa. Poteva essere migliore questo film, comunque si lascia guardare. Io ci avrei messo, come ho detto nella recensione, un pochino più di splatter, un po' più di violenza. Comunque, ci sono persino dei contenuti speciali e scene eliminate. Io spero che tra le scene eliminate ci sia la protagonista che fa la doccia nuda, ma se non è così, amen. Come costruire uno squalo? Ah beh, figo, come costruire uno squalo, le riprese... Anche se il capo in assoluto su come costruire uno squalo, lo sappiamo, è Steven Spielberg. Comunque, andate a vedere la mia recensione sul canale. Altro film, ridotto malissimo, questo proprio ridotto male, proprio rovinato, brutto, però fa niente, l'ho pagato 1 euro. Stakeland. La cosa più pericolosa è sopravvivere, è un zombie movie apocalittico, niente di eccezionale, ma che intrattiene abbastanza se siete nel mood giusto. Io credo di averlo visto su Prime Video o su Netflix. Vincitore del Midnight Madness a Toronto Film Festival. Anche questo subirà un change di cover. Ecco, qua è successa una cosa strana, guardate. Il bollino è sulla carta e non sulla plastica, quindi sarà più semplice il travaso, dopo lo farò. Cazzo, siamo a metà, tipo? Dai, andiamo avanti. Altro film completamente sigillato, Le notti di Salem, di Tobe Hooper. È una miniserie TV e purtroppo, andando un po' a guardare che cosa ho comprato, che non lo avevo, intanto lo apro. Purtroppo, è nuovissimo. È una miniserie TV di Tobe Hooper. Tobe Hooper, spero sappiate chi sia. Se non lo sapete, è il regista di Non apri quella porta 1 e 2. Sempre un'edizione quinto piano. Però non so perché non l'hanno chiamata cult horror. Comunque assomiglia all'altra. C'è un bel libretto, Guardate, c'è un bel libretto su Tobe Hooper e penso poi sul film. Il film è tratto da un libro di Stephen King e qua ci sono... Guarda che figa! Il film tratto dai romanzi di Stephen King, qua. Molto figo. Il disco è bello come è stampato. Ora veniamo alla questione dolente. La questione dolente che dietro ho visto, che poi penso ci sia in tantissimi altri film, visto censura numero bla 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 bla,
vado a vedere e scopro che questa edizione è un'edizione accorciata. L'edizione originale dura 184 minuti, perché comunque non è un film normale, è una miniserie, e qua siamo, credo che sia intorno ai 112 minuti o anche meno. Comunque, insomma, ho comprato un po' un bidone, nel senso che non lo guarderò mai accorciato di così tanti minuti. Cioè, stiamo parlando di un'ora circa di film in meno, cioè una cosa indegna, cioè, perché poi posso immaginare che la sceneggiatura non torni più, che non si capisca più un cazzo di quello che è il senso del film. È una cosa assurda, perché già la trasposizione di un libro non è facile in un film, poi se tu prendi il film e lo tagli a cazzo di cane, non lo so, è pazzesca questa cosa, è veramente pazzesca. Comunque, me lo terrò così, per estetica, nella collezione, ma non lo guarderò mai. Preferisco piuttosto guardarlo in un altro modo, se arriverà, se non lo guardo così, lo trovo veramente una cosa allucinante. Cioè, altro film completamente inciofato, super figo, loro questo tipo di collection, tipo questa qua è una collection horror, Il Conte Dracula con Christopher Lee, film di Jesus Franco o Jesse Franco, come preferite. Insomma, le collane horror mi piacciono, tanto lo apro. Questo è un film interessante che devo vedere, perché ci sono diversi cambiamenti rispetto alla storia originale e quindi sono curioso di vedere che effetto mi faranno. E poi comunque è comunque un cult, carino il disco, direi, con una schizzata di sangue. Sì, questo è un affare, anche questo 2 euro. Ok, stiamo per finire, sì. Un altro film nuovo, pagato 2,50 euro, pure questo, ragazzi, ma si può pagare così il film? Sì, si può. Wrong Turn 2, senza via d'uscita, unrated, e questo già mi fa ben sperare. Poi vi dico una cosa, io credo di averne visti 2 o 3 di Wrong Turn, sono molto fighi, sono divertenti, sono ignoranti, sono splatter, hanno proprio quello spirito da film splatter stupido che piace a me, con veramente violenza estrema, mi piace. Non mi ricordo quale sia questo, ma intanto io avevo il primo, mi sembra, si è appiccicato, c'è un filettino appiccicoso, credo sia quell'affare che serve appunto per aprirle, che io non so dove sia. Degna di nota la partecipazione in questo film di Henry Rollins, che è il famoso frontman, cantante dei Black Flag, famoso gruppo hardcore californiano. Insomma, io ero un fanatico di questa musica, insomma lo sono ancora, però poi ha intrapreso anche la carriera d'attore in modo molto attivo, infatti ha fatto decine e decine di film. Questa edizione ha anche tanti contenuti speciali, making of su set, gore molto realistico. Spero che sia, c'è veramente tanta roba. Faccio vedere il retro e il disco. Disco, devo dire che disco e copertina non sono granché, non si sono sforzati molto nel fare, insomma, a metterci di tutto, e ha messo questa roba qua. Wrong Turn 2, fico. E ora passiamo a un film che non è proprio horror, atmosfere dark, non è horror, ma comunque lo faccio rientrare nella mia collezione di horror assolutamente, e gli spalanco anche il tappeto rosso. Nonostante non sia un capolavoro, è comunque un film notevole. Il Corvo, The Crow, con Brandon Lee, il compianto Brandon Lee, che è morto proprio sul set di questo film perché ha ricevuto un colpo di proiettile, una pistola finta, che però non si capisce bene, insomma, come è andata la vicenda. Qui cinicamente in questa edizione c'è scritto l'ultimo film di Brandon Lee, che mi sembra una cosa veramente di cattivissimo gusto, ma l'ultimo film, insomma, è un po' triste una cosa da scrivere. Però vabbè, è triste perché il film parla della morte del protagonista. Ha un'aura magica questo film, perché magica chiaramente negativa, una magia negativa, una magia oscura, perché il protagonista di questo film muore e l'attore protagonista muore. Veramente inquietante tutto ciò. Ovviamente sapete che Brandon Lee è il figlio di Bruce Lee, un altro personaggio e attore che io amo tantissimo. Anche questo nuovo di pacca, 2 euro. C'è da dire una curiosità molto bella sul Corvo. Il film si apre con la canzone, mi sembra, Burn dei Cure, ed è un po' una chiusura del cerchio, perché l'autore del fumetto da cui è tratto questo film, che è, ora vi dico chi è, James Obar, che è l'autore del fumetto che io ho, perché
Io non ho più tanti fumetti, me ne sono sbarazzato, ma i fumetti più fighi che ho me li sono tenuti, sto facendo una specie di selezione. Questo è un fumetto meraviglioso. Secondo me lui ha fatto un'evoluzione, siccome è molto grande il fumetto, si vede che proprio è migliorato. Allora ragazzi, che cosa è successo? È successo che nel cambiare la batteria della GoPro, che infatti si è spenta perché era scarica, ho riattaccato male il cavo dell'audio e quindi praticamente non si sentiva nulla. Al che ho deciso in post-produzione di commentare le immagini con il microfono. Farò del mio meglio, è una cosa che non ho mai fatto. Approfitto anche per ringraziare Davide Perin, che è un Patreon di NAQB, perché ritengo che sia veramente un bel gesto sostenere questo canale anche con una piccola donazione. Stiamo parlando di circa 2 euro, quindi proprio veramente poco, 2 caffè al mese per, diciamo, aiutarmi a migliorare quello che sto già facendo. Se volete diventare Patreon anche voi, andate su patreon.com/naqb, tra l'altro lì trovate anche dei contenuti esclusivi, per esempio dei post, foto, cose in anteprima, video. Per esempio questo video aggiornamento è stato tra virgolette spoilerato ai Patreon, quindi i Patreon sapevano già tutto qualche giorno fa. Niente, grazie Davide Perin, veramente di cuore, e andiamo avanti. Il prossimo pezzo della collezione è The Stranger Pray at Night, che è il seguito di The Stranger di Brian Bertino. Il soggetto è di Brian Bertino e nasce, diciamo che lui ha dichiarato di essersi ispirato intanto ai fatti di, insomma, l'omicidio di Sharon Tate, ma soprattutto a un episodio che lo aveva impressionato molto da piccolo, cioè lui, insomma, adesso magari ve lo leggo perché ce l'ho davanti, visto che ho questa opportunità. La sua dichiarazione dice: da bambino vivevo in una casa in una strada in mezzo al nulla. Una notte, mentre i nostri genitori erano fuori, qualcuno bussò alla porta principale e la mia sorellina rispose. Alla porta c'erano alcune persone che chiedevano di qualcuno che non viveva lì. In seguito abbiamo scoperto che queste persone bussavano alle porte della zona e se nessuno era in casa irrompevano nelle case. Chiaramente Bertino da piccolo rimase molto spaventato dal concetto stesso di home invasion. Non so se vi è mai capitato, purtroppo, quando accade che vi rubano in casa e fortunatamente magari non ci siete, quando tornate vi sentite veramente violati nella vostra privacy e impotenti di fronte a un atto così. Quindi posso capire che Bertino si sia un po' fissato su questo argomento al punto da fare un film del genere. Quello che io ho trovato a un mercatino, mi sembra anche questo a 2 euro e qualcosa, è di Johannes Roberts, è sempre scritto da Bertino, ma appunto è di un altro regista. Non l'ho visto, vi farò sapere al più presto com'è. Andiamo. Cerchiamo di commentare al volo. Ecco qua, è l'interno. Qua, come al solito, sto controllando che non ci siano segni. Sempre dopo lo faccio. Anche se devo dire la verità, quando faccio acquisti nei mercatini mi fido abbastanza, perché chi acquista i film usati di solito non accetta film rovinati. Quindi è abbastanza facile che siano sempre tutti a posto i film che compri nei mercatini. Ah, le colline hanno gli occhi. Beh, figo, perché mi sto guardando e commento. Le colline hanno gli occhi, film del 2006, un remake di Alessandro Aja. Alessandro Aja lo conoscete tutti, è il regista di Piranha 3D o di recentissimo Crawl, quello con i coccodrilli. E vabbè, le colline hanno gli occhi è un film, è il remake di un grandissimo film di Wes Craven del 1977. Questo è un remake, mi sembra tra l'altro prodotto da Wes Craven. A Wes Craven piace produrre i remake diretti da altri. Passa un'ambulanza, vaffanculo. Niente, passiamo all'altro film, vediamo se mi decido a tirarlo su. Allora, questo film, che vi sto per far vedere, è un altro cult,
Si chiama Rabid Sete di Sangue, in questa edizione è molto figa, a me piacciono le cult horror, queste qua. Si vede che ci sono affezionato perché il design mi ricorda un po' i tempi andati. È Rabid Sete di Sangue di David Cronenberg, è un film che girò dopo Il demone sotto la pelle, di cui vi ho già parlato, film bellissimo. E questo film l'ha girato dopo aver fatto un paio di episodi di una serie, di un paio di serie TV, credo. Questo è il primo lungometraggio che ha fatto dopo quello lì, insomma siamo ancora in un mondo malato, nella mente malata di David Cronenberg. La curiosità su questo film è che lui avrebbe voluto come protagonista Sissy Spacek, che è l'attrice che interpreta Carrie in Carrie lo sguardo di Satana, che prende Palma. E purtroppo il produttore non volle quell'attrice perché diceva che aveva un accento troppo marcato e non la presero. Purtroppo Cronenberg probabilmente all'epoca non aveva grande potere. Al che proprio mentre giravano Rabid, Carrie lo sguardo di Satana fu finito prima e andò in sala, tant'è che nel film di Cronenberg lui decise di inserire una scena in cui l'attrice passa davanti a un cinema e c'è la locandina di Carrie. Questo perché? Perché Carrie ebbe un successo strepitoso all'uscita e Cronenberg volle fare, diciamo, uno smacco ai produttori. I produttori comunque gli imposero un'attrice proveniente dal cinema porno, che si chiama Marilyn Chamber. Nonostante ciò, Cronenberg dichiarò poi in seguito che... Ma dove cazzo sono finito? Boh, vabbè. Dichiarò che la Chamber si impegnò molto e si rivelò, insomma, più dotata di quello che poteva immaginarsi, quindi rimase piacevolmente sorpreso. Ecco, rimasto solo un ultimo film di cui parlare, che adesso vi farò vedere, probabilmente il peggiore di tutti. Non l'ho visto, ma ho visto il primo. Il primo è veramente un capolavoro che vi consiglio, forse lo trovate anche su Netflix o su Prime. Devo dire che ho proprio una bella cantinetta. Comunque con questi occhiali da sole sono proprio maleducato e poco affidabile. L'ultimo pezzo della collezione, probabilmente il peggiore di tutti, è Wishmaster 3, film che non ho visto ma che su IMDb ha un voto bassissimo, tipo 3,6. Sarà probabilmente una trashata incredibile, ma Wishmaster, il primo, è veramente un grandissimo film, molto divertente, con tantissimi camei, tantissimi attori e personaggi conosciuti del mondo dell'horror. Ve lo consiglio caldamente, mentre Wishmaster 3, vabbè, l'ho preso chiaramente per la collezione, lo guarderò quando possibile, anzi lo guarderò quando avrò tutta la serie. Adesso mi sembra che siano 4, sì, sono 4 i film. Niente, questo è un po' tutto l'ultimo pezzo di questo aggiornamento che mi spiace ho dovuto editare appunto in questa maniera in un secondo momento. Siamo al fatidico momento in cui raccolgo tutti i film e li metto in pila e ve li faccio vedere, e c'è sempre l'altissimo rischio che li faccia cadere, ma vi spoilerò una cosa, questa volta non cadranno. Ragazzi, sono davvero dispiaciuto che sia andato così il video, probabilmente andrà bene lo stesso, però non ha lo stesso sapore, secondo me. Dovrò imparare a stare un po' più attento quando mi si scarica la... Eccolo lì, guarda che ci prova. Anche se so che non sono caduti, ho comunque un po' di tensione a guardarmi così. Ho paura che cadano. Vediamo. Dove sono finito? Dov'è che sono? Sparito completamente. Oh! Boh, è che non mi ricordo. Probabilmente qua sto dicendo una serie di amenità. Eccolo qua, è tornato. Li sto mettendo tutti dal lato giusto in modo che si vedano chiaramente. Come sono meticoloso. Intanto voglio salutare Sara e Thomas, che sono due grandissimi sostenitori e mi hanno regalato quel poster di Pezze Metal che vedete sulla sinistra. Eccoli qua tutti insieme, i film sono davvero belli visti così tutti. Ma che belli che siete belli. Questa sarà l'immagine di copertina sicuramente. Ragazzi, questo è tutto per il video, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Ciao, me ne vado. Ciao ciao.